oggi prepariamo le patatine. Da fare ovviamente è tagliare le patate. Io preferisco tagliarle a mano, non con una mandolina. Bisogna tagliarle in modo molto 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 sottile. Io lascio la buccia proprio all'americano, lo faccio ormai da più di un anno. Ovviamente se tu come me preferisci non pelarle, bisogna lavarle molto bene con acqua e bicarbonato. Man mano ho tagliato le patate, le ho messe a mollo con acqua fredda e bisogna lasciarle a mollo per circa un'ora, dopodiché bisogna cambiare l'acqua e rimetterle a mollo per un'altra ora. Allora, ho sciacquato le patate dopo un'ora, le ho lasciate un'altra oretta con l'acqua pulita e adesso si devono asciugare. Perché vengano buone, devono essere perfettamente asciutte. Io mi aiuto con la centrifuga, però puoi anche saltare il passaggio. Una volta che le ho centrifugate, ma tu puoi tranquillamente anche omettere il passaggio se non hai una centrifuga, poi le dispongo su un canovaccio per farle asciugare almeno un'altra oretta. Ok, l'olio è bollente, le patate sono ben asciutte, è molto importante che le patate siano asciutte, per non dire quasi completamente asciutte, in modo tale che diventino molto 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 più croccanti. Comunque non ci resta che friggere. Come sappiamo friggere tutti, basta mettere nell'olio caldo. Ok, sono pronte. Quando hanno questo colore, super croccanti, quasi bruciacchiate, ma non lo sono, eccezionali. Alla fine un bel po' di sale, ma puoi aromatizzarle come ti pare, leggi il box info. Shakera e sono pronte.